Allora, buonasera, grazie. E dunque, questa fotografia che io ho lasciato, in realtà quello che vedrete non è stato preparato, è un po' improvvisato grazie al fatto che io avevo portato con me queste fotografie, però i supporti che abbiamo non sono adeguati, per cui diciamo è un di più che però può servire a far capire meglio le cose che stiamo per dire. Dunque, la fotografia che ho messo qui e che voi potete vedere è abbastanza significativa del percorso che stiamo facendo, soprattutto quello che, per quel che mi riguarda, e cioè l'incontro, cosa che poi ho scritto anche nella prefazione, ma qua le vediamo dal vivo, è l'incontro tra due culture lontane, antiche ma vicine. La Carmen, che è la abuelita messicana, la curandera, la donna di medicina che conosce per sapienza e per conoscenza acquisita, oltre che per tradizioni sue, conosce le erbe, conosce il loro potere, conosce le qualità, sa come somministrare, dà consigli ed è anche una buona diagnostoterapeuta. E invece questa signora è la zia di un mio amico, contadino napoletano, il quale, così come altri suoi simili, resiste nelle campagne napoletane. Cioè Napoli, Napoli come altre città, in questo caso essendo la mia città parlo di Napoli, è una città che conserva al suo interno, nonostante le mani sulla città, il degrado, la distruzione degli ultimi decenni, degli scampoli di campagna, nei quali paradossalmente sono sopravvissuti dei semi e delle conoscenze che altrove sono spariti, per cui ci sono dei semi che sono sfuggiti al controllo delle multinazionali, si trovano una frutta, della verdura e dei fiori che altrove non si trovano più, e accanto a questo anche delle persone che a dispetto dal fatto che qui siamo, per chi conosce Napoli, a 500 metri circa dallo stadio San Paolo, quindi in piena città, esiste questo spazio, questa collina di Monte Sant'Angelo, dove queste persone da generazioni praticano un'agricoltura pulita, possiamo dire anche biologica, anche se non è certificata. Quindi questa foto è emblematica dell'incontro di due culture che si sono ritrovate e hanno comunicato. Quindi le erbe che crescono sulla collina di Monte Sant'Angelo, conosciute con nomi diversi magari da Carmen e da questa signora che ha più di 90 anni, vedete, sono persone che hanno partecipato a questa iniziativa. Ecco, qui per chi conosce Napoli siamo sul cratere di Agnano, quindi in piena città. La signora che la contadina, e loro si chiamano balestrieri, non so cosa vi può dire, Carmela Balestrieri. È un, per esempio questo qui che voi vedete adesso qui è il mio amico Peppino. No, purtroppo non sempre mi funziona questa cosa. Ecco, un po'. La tecnologia non ci aiuta moltissimo adesso, ma... Allora, questa famiglia di contadini, così come altri, stanno qui da diverse generazioni. Vedete, c'è stata una buona partecipazione di persone. Questo è il mio amico contadino, il quale adesso partecipa alle numerose iniziative che da qualche anno per fortuna caratterizzano una sorta di risveglio che dal basso si spera che butti via quell'altra parte marcia della nostra società. Questa è una realtà silenziosa che sta crescendo, fatta di giovani che si sono trasferiti in campagna, della rivalutazione di un certo tipo di musica, del fatto che adesso stiamo qui a parlare di erbe, di tisane, cose che fino a 20 anni fa erano abbastanza sconosciute e guardate con maggior sospetto, diciamo. Ecco, vedete, qui sono venute anche persone da fuori, questo è un tedesco, un amante di Napoli che è venuto a partecipare, e loro producono questa erba che commercializzano. Ecco, adesso per farvi capire quello che stiamo facendo, perché cosa è successo? Che da qualche tempo ci è capitato di cominciare un po' in sordina, anche prima del libro, poi intorno a questo libro e a Carmen si sono aggregate delle persone, noi tre siamo i più stretti collaboratori, che stanno girando. Tu ieri facevi un discorso che avevi iniziato, che io poi non ho seguito. Comunque stiamo continuando questo giro spontaneo, perché poi per aggregazioni successive siamo invitati.
quindi abbiamo girato già diversi punti, e dove andiamo in qualche modo si lasciano dei semi, non solo metaforici ma anche pratici, reali. Per esempio ieri siamo stati ad Amelia, da persone che abbiamo conosciuto anche sempre tramite queste connessioni, siamo stati ospiti da loro, abbiamo passato una bella serata e anche lì abbiamo preparato l'elisir che dopo prepareremo, che rimane a loro. Quindi è come se si stessero seminando delle basi diffuse sul territorio. Questo elisir in qualche modo è l'aggregante, è il liquido magico aggregante che intorno al quale si condensa tutta questa storia fatta di saperi, di conoscenze, di curiosità, di tradizioni. Questo elisir che rimarrà e verrà mescolato per circa 3 mesi tutti i giorni con cura, con amore, con intenzioni positive, fra 3 mesi verrà filtrato e loro decideranno se regalarlo, se cosa farne, diciamo. È un elisir di cui parlerà meglio Carmen. Fra l'altro queste cose che sto dicendo sono compendiate sinteticamente e in maniera abbastanza diciamo facile dal punto di vista divulgativo, con ottime illustrazioni e in maniera sintetica. Ci sono proprio delle ricette, dei suggerimenti su vari tipi di rimedi in patologie abbastanza comuni, frequenti, quindi problemi respiratori, cutanei, e in particolare si parla anche di come si spiega come si preparano l'elisir, le tisane, gli unguenti, e in particolare due elementi cardine sui quali si basa la sapienza, la scienza di Carmen, e sono l'elisir, che vedrete fra poco preparato dal vivo, con erbe e degli alcolici, tra cui vino, tequila e altro. Un elisir che serve in qualche modo, è una specie di, appunto perciò si chiama elisir, perché serve a tanto, fondamentalmente per rinforzare le proprie difese immunitarie, e poi c'ha delle applicazioni pratiche, da quelle topiche sostituendo egregiamente l'alcol come massaggio, e all'assunzione per via orale con delle dosi che possono essere aumentate a seconda delle necessità, e serve molto bene per le affezioni delle vie respiratorie, come diuretico, come purificatore in generale. Prego. Mal di schiena, oddio, non è. Diciamo che l'anestetizza agisce in parte sul dolore. Non è specifico, però c'è altro, diciamo. Ce ne sono altri medi. Io ho parlato dei principali, quindi l'elisir che serve a tanto, però è chiaro che non è che prendi l'elisir e ti spuntano i capelli oppure si rinforzano le unghie, eccetera. Mentre invece l'unguento, che è un'altra panacea, è fatto sempre da lei usando delle erbe particolari, ed è ottimo per esempio per, prima di tutto, come immediata applicazione cutanea per le rughe, per l'idratazione, eccetera. Poi serve come antisettico, disinfettante, cicatrizzante, va bene per l'herpes, è un lubrificante, e addirittura in casi di mal di gola, io l'ho provato personalmente, lo uso, basta metterselo un po' in gola oppure nel naso e sortisce un effetto abbastanza immediato, e soprattutto è tutto a base di rimedi naturali e preparato con intenzioni amorevoli. Dunque, per passare a queste fotografie che sono esplicative, per cui sintetizzo quello che avrei detto in maniera più lunga, io in questo momento sto presentando, come stasera, il libro di Carmen. A fianco a me ci sono delle persone, in particolare questa signora sulla mia destra è la mamma di questo mio amico. Lei ha 98 anni e ancora adesso la mattina si sveglia per andare a lavorare, si fa una salita ripida senza l'ausilio del bastone, e lei per esempio nella fattispecie si esprimeva in napoletano, per cui in qualche modo c'era una traduzione simultanea, e un napoletano arcaico, perché nelle campagne si sono salvate delle contaminazioni successive, e lei conosce molto bene i rimedi, per esempio non ne ha mai fatto uso e si è guardata bene anche dal parlarne, perché naturalmente noi siamo vittime di una sindrome, che è quella del rifiuto del mondo contadino che ci hanno imposto a partire dal dopoguerra. Pasolini, che è stato profetico per tanti versi, l'aveva detto, l'aveva avvisato. Noi stessi abbiamo avuto sempre la vergogna di appartenere e provenire da un mondo legato alla terra, per cui la parola terrone era usata in maniera dispregiativa. In realtà adesso c'è un recupero e un orgoglio di questa appartenenza. Le curandere, le donne messicane, donne di medicina, in realtà erano e sono le cosiddette streghe, che fino al 1200 venivano bruciate, anche dopo, anche fino al 1600 venivano perseguitate e bruciate con estrema disinvoltura.
in Italia, nel sud, nel nostro sud e non solo nel sud, i nostri paesi avevano sempre delle donne di medicina. In genere erano donne che passavano il sapere alle nipoti o alle figlie nella notte di Natale, trasmettendo le parole magiche. C'è sempre una commistione di cattolicesimo, di religione popolare, di magia e di conoscenza, perché questo patrimonio che è millenario cioè caratterizzato innanzitutto dalla conoscenza empirica che deriva dal contatto stretto con la natura, quindi con le forze della natura, le piante, l'acqua, i cicli delle stagioni. Tutto questo era legato e è ancora legato a delle feste che lo sanciscono. Magari adesso hanno acquisito un aspetto legato appunto a una forma di religiosità più controllata da gerarchie, in questo caso il Vaticano o altre religioni, ma sono tutte legate ai cicli della terra e della natura, alla semina, al raccolto. Quindi potremmo elencarle, ma sarebbe troppo lungo parlarne. Ma ancora adesso, soprattutto dalle parti nostre, al sud, sono fortemente caratterizzate da un paganesimo che non è trasgressione o offesa alla religione attuale, ma è l'essenza originaria di queste feste legate al mondo della terra. Quindi le donne soprattutto, perché non dimentichiamoci, io l'ho scritto sul libro, anche c'è un errore, lo dico già adesso, quando si dice matrilocale, in realtà si intende matrifocale. Io parlo di una linea matrifocale, cioè legata al matriarcato, che fino all'anno 1000 ancora presentava dei residui, cancellati definitivamente dalle persecuzioni del potere statale ecclesiastico, che aveva interesse a dominare e a controllare il mondo attraverso la religione, il controllo della salute, quindi i dottori, le università, e quindi fare fuori tutto quello che era legato alla terra. La guerra continua ancora, l'Amazzonia la stanno disboscando, stanno distruggendo, perseguitando gli indios, gli indiani d'America e pelle rosse stanno resistendo per opporsi al gasdotto, all'oleodotto lì nel Nord America, i Lakota stanno facendo una battaglia fortissima, non so fino a quando resisteranno. La nostra speranza è questa, i nativi americani, i contadini, la terra, la campagna, la conoscenza della terra, il rispetto della terra e dei suoi ritmi. Quindi l'eredità che adesso porta avanti egregiamente Carmen e tante persone come lei, e anche le persone che dal basso stanno recuperando questo orgoglio e questa conoscenza, così come ho detto all'inizio, la speranza è proprio questa, che in questa schizofrenia in cui noi stiamo vivendo, per cui dall'alto c'è una società insensibile, persecutore, il potere che cerca in ogni modo di affermarsi e di controllare, attraverso anche, solo per fare un esempio più recente, pensiamo ai vaccini, l'imposizione di questi vaccini, non tutti la pensano allo stesso modo, comunque è un'imposizione, quindi è un controllo, un tentativo continuo di controllo attraverso i media e altri mezzi di persuasione e di dissuasione, ci stiamo allontanando sempre di più. Però, a nostro conforto, dal basso, e questo te lo dimostra, attraverso la musica, il rapporto con la terra, molti giovani che stanno lasciando le città, stanno andando a vivere in campagna, hanno voglia di apprendere, e noi nei nostri giri verifichiamo insomma questa presenza e questo entusiasmo. Ecco, da qui parte una speranza, un segnale, per cui adesso non stiamo qui, parliamo di erbe raccolte da Carmen, da Marco e da altre persone che le conoscono, e attraverso un lavoro di diffusione e di divulgazione sta nascendo qualche cosa. La nostra presenza qui e la vostra è la testimonianza di questa speranza e di questa realtà che sta crescendo. Io chiudo per dare spazio anche agli altri amici. Grazie. Metto qualche altra foto. Noi preferiamo salire. Tu puoi parlare poco e dopo insieme con me. Sì, poco. Va bene, solo parlare, non per me. Buonasera, innanzitutto mi presento, mi chiamo Marco Cuomo e sono essenzialmente un operatore sanitario, cioè nel senso che io non nasco in mezzo alle erbe, ma nasco nella medicina ortodossa occidentale, cioè come dire 30 anni di ospedale in prima linea utilizzando armi pesanti di massa, di distruzione di massa. E
No, diciamo che ci sono tutta una serie di sostanze. Se lei pensa soltanto a come vengono trattate le infiammazioni attraverso il cortisone, cioè praticamente il cortisone la sfiamma, ma le distrugge il suo sistema anticorpale inizialmente, dopodiché attacca tutti quanti gli altri organi. Cioè lei come mette cortisone all'interno del suo corpo, la sua glicemia schizza alle stelle. Per cui il pancreas è certo, ed è considerato un salvavita. Ai bambini gli danno 0,5 in compresse, invece alle persone grandi arrivano a dargli anche delle dosi molto più pesanti. Ma a prescindere da questo, cioè, tutta una serie di altre sostanze che poi in realtà derivano dalla natura, nel senso che sono state studiate le strutture molecolari del naturale per creare dei sintetici, praticamente. Si è cercato di riprodurre, però si è visto anche un'altra cosa. Apriamo qui un altro discorso. Mentre al naturale l'organismo non si abitua mai, cioè nel senso che tutto ciò che è naturale entra nell'organismo e l'organismo lo tollera, lo assimila, lo metabolizza, mentre invece tutto ciò col chimico non si verifica. A un certo momento l'organismo è come se lo disattiva, perché sia noi e non soltanto noi, ma anche microorganismi più piccoli praticamente riescono a disattivare tutta una serie di sostanze. Ad esempio, noi abbiamo creato la penicillina e i batteri hanno creato la penicillinasi, cioè nel senso un enzima che disattiva la penicillina. Allora noi poi abbiamo creato le cefalosporine e loro hanno creato le cefalonosporinasi, e andiamo avanti così. Inizialmente noi prendevamo qualcosa come circa 50 mg di antibiotico e siamo arrivati ad assumerne 1,250 grammi praticamente, e anche in abbinamento. Se voi pensate a una forma farmaceutica tipo l'augmentin, è amoxicillina e acido clavulanico praticamente ad alta dose. Ogni pasticca è più di 1 grammo, e quindi che cosa si verifica? Si verifica che alla fine l'organismo praticamente, per togliere una semplice infezione batterica, ha bisogno di assumere mezzetto di antibiotico. E purtroppo ancora non esistono farmaci così selettivi da risultare innocui. Ogni farmaco non va a colpire cellule bersaglio, cioè solo quelle, ma praticamente indistintamente distrugge ciò che è buono e ciò che è cattivo. Cosa che invece non fa la natura. La natura assolutamente non fa ciò. La natura distrugge tutto ciò e allontana tutto ciò che è malevolo, che non è benefico per l'organismo, conservando tutto ciò che invece è utile e benefico, per esempio. E io ho incontrato Carmen Teresa in una mia escursione su una montagna e ci siamo ritrovati un giorno a camminare insieme, non sapendo assolutamente niente l'uno dell'altro, cosa faceva uno e cosa faceva l'altro, insomma, ci trovavamo su questa montagna. Lei più di me, mentre io non trasportavo nulla, lei trasportava quello che vedete adesso, cioè nel senso che lei camminava su questa montagna semplicemente perché doveva andare a ringraziare qualcosa o qualcuno, cioè nel senso che lei tutti i giorni che si sveglia, la prima cosa che fa è ringraziare la vita, l'universo e tutto ciò che la circonda. Cosa che noi occidentali, un pochino, devo dire la sincera verità, c'è chi lo fa sicuramente, è buon per lui perché è un suo vantaggio e chiaramente il suo spirito vive chiaramente un'emozione e un sentimento diverso da quello di altre persone.
sicuramente più leggero e meno appesantito. E comunque lei, la prima cosa che fa è questa, in ogni cosa. Cioè, per lei è un continuo ringraziamento, un continuo inno a quello che è la vita e quindi anche quello che anticamente era il binomio Eros e Thanatos. In lei prevale tutto ciò che è l'Eros e cerca di allontanare o di insegnare agli altri a allontanare appunto la morte, Thanatos, cioè tutto quello che è negativo. E, come dire, è riuscita a coinvolgermi nella divulgazione di una serie di nozioni. Ecco perché cerchiamo di portare, oggi magari non ne avremo occasione, nel senso che il tempo è breve, e quindi vogliamo mostrarvi praticamente, non soltanto riempirvi la testa di chiacchiere, perché poi di teorie e di libri già ne esistono tantissimi. Quindi, come dire, è sufficiente prendere un libro, sfogliarlo e uno comprende. Però credo che poche volte abbiamo occasione invece di, sul campo, di avere una dimostrazione pratica di come si esegue semplicemente tutta una serie di passaggi per arrivare ad un prodotto finito. E quello che faremo questa sera è la produzione di un vero e proprio, posso garantirvi, di un vero e proprio medicamento, cioè stiamo parlando di un medicinale. E in medicina questo si chiamerebbe medicinale ad ampio spettro, nel senso che mentre gli antibiotici sono quelli che agiscono contro i gram positivi, quelli contro i gram negativi, sono piuttosto selettivi, questo è ad ampio spettro, cioè nel senso agisce su tutto e oltretutto agisce anche contro i virus, quindi agisce sia su qualcosa che si trova all'esterno della cellula che all'interno della cellula. Quindi io anche non mi dilungherei ulteriormente, però in ogni caso credo che forse avremo occasione di rivederci e allora di parlare di altre cose. Mi hanno detto ad esempio che ieri c'è stato un incontro in cui si è parlato di oli essenziali. Ecco, forse magari ne riparliamo un'altra volta in maniera un pochino più definita e più ampia. Per ora vi ringrazio dell'attenzione e diciamo che passiamo la parola alla nostra amica Merzi, che leggerà. Bene, non è mai troppo tardi per un nuovo cambiamento. I pensieri possono farci ammalare o guarire. La malattia è un'opportunità di conoscenza e accettazione di noi stessi. La medicina che guarisce tutto e tutti è l'amore. Siamo quello che mangiamo, ma non dividere mai il corpo, l'anima e la mente. Siamo un essere unico. Conoscerci, amarci, accettarci e scusarti. Aspetta che non vedo bene. Scusandoci con noi stessi e con noi con tutto quanti. Non ci vede bene con gli occhiali. Dobbiamo avere stima di noi stessi e di tutto intorno. Dobbiamo amare a noi stessi e amare tutto e tutti. Un ringraziamento totale a me stessa e a tutti quelli che hanno vissuto prima di me, miei genitori, i miei antenati. Impariamo a vivere ogni istante, adesso, oggi, Carmen Teresa. Grazie mille, grazie a ognuno di voi. Como aveva detto Marco, per iniziar qualsiasi cosa en la vita dobbiamo prima essere consciente de se stessi.
non con parola, con fatti. Sì, siamo energia viva e pensieri, guidiamolo. Tutti noi possiamo fare dei miracoli, se lo crediamo. El copal, poi leggere, evita. Guardate ad esempio come una pratica così antica poi in realtà rispecchi quello che oggi noi all'interno di un ospedale chiamiamo sterilizzazione, disinfezione e sterilizzazione. Anticamente si faceva chiaramente con dei vapori di fumo, oggi si utilizzano altre tecniche, ma noi nella camera operatoria esattamente la stessa cosa facciamo per disinfettare l'ambiente. Quindi, come vedete, certe cose non sono né antiche e né moderne. La fortuna di alcune cose è che sono state, sono e sempre saranno, non potranno mai essere trasformate. Per quanto ogni tanto arrivi qualche nuovo teologo delle tecnologie e ci dica che adesso il mondo chissà dove andrà. Possiamo leggere. Si può aiutare? Copal, bursera conata, incenso, aiuta nella purificazione dello spirito, è usato per la meditazione e per la guarigione, purifica e protegge, apre l'anima e lo spirito verso te stesso e il creatore. Con permesso. Facciamo preparare l'elixir. L'elixir è questo fatto di solo mamma natura. Tutto fatto di mamma natura e noi solo mettendolo in unione e facciamo non il miracolo di una sola malattia. Facciamo il miracolo di riavvivare prima di tutto tutto quello che voi avete a casa. Perché questo lo avete a casa quasi tutti. La natura ci dà tutto, noi solo dobbiamo fare uso corretto. Sono un preparato dell'erboristeria più vecchia, non di Roma, sino di Europa. L'avete voi a Roma. E si chiamano preparato di erbe svedese. Questo è per fare 10 litri. Sta lì nel libro tutto. Sì? Mettiamo il liquido madre che voi avete per fare il pane. Che è fatto di tequila come estratto per estrarre il principio attivo delle piante. Praticamente questo è un elisir già fatto. Stabilizzato, come dire, si utilizza una parte, una certa quantità dell'elisir dell'anno prima o di 2 anni prima, praticamente per sollecitare e sviluppare la nuova fermentazione nell'elisir nuovo che si viene a preparare. Quindi, come dire, la potenza poi si somma. E questi sono un preparato union di più di 100 erbe. Qualcuna di queste piante anche, d'accordo? O di più di altre. La erboristeria più vecchia di Roma ha di queste piante. Queste sono raccolte per noi stessi. Andiamo in campagna queste a prenderle. Queste sono piante non officinali. Queste sono piante cosiddette ignoranti, raccolte in natura, selvatiche. E raccolte chiaramente da fonti di inquinamento. Noi nello specifico tendiamo a raccogliere erbe in posti e in regioni piuttosto lontane dall'inquinamento, quindi tra le meno conosciute, tipo il Molise, tipo l'Abruzzo, piccoli centri in cui chiaramente è difficile anche arrivare. Perché le piante, se possibile, ad esempio, vanno proprio raccolte lontano da fonti di inquinamento, perché la pianta le assorbe chiaramente.
E qual è l'erboristeria più vecchia di Roma, più antica di Roma? L'erboristeria si trova in via Argentina, di fronte all'angolo di una libreria Feltrinelli. L'autore, bueno, l'ultimo professore si chiama Paolo Ospice, su madre era greca e suo padre romano, il signor Teofilo, ma lui fu uno dei primi professori miei qui a Roma facendo Fiore di Bach. Io sono una allieva della vita, come dice lì, a Colepardo si trova una scuola del professor che pure lì si trova, Marco Sarandrea, lo conoscete? Praticamente tutti gli anni a maggio, l'ultima settimana di maggio, fino alla prima settimana di luglio, facciamo dei corsi di erboristeria, che sono proprio intitolati un riconoscimento ed utilizzo delle piante officinali. Dove? Collepardo, il paese delle erbe. Frosinone. Si trova in provincia di Frosinone, ma vicino Fiuggi. Non molto distante da Fiuggi. Quest'anno sarà il 28 anniversario di quel corso che lui fa in riconoscimento delle piante officinali. C'è un weekend ogni 15 giorni, perché una settimana c'è erboristeria e la settimana successiva entomologia e botanica, che sono chiaramente... Lì sta la formula per fare 10 litri, invece faremo la metà, perché il deposito, questo non è sufficiente. Sì? È una graduazione, come ha detto lui, officinale, ma l'estrazione idroalcolica dovrebbe essere fatta con 38 gradi, o la grappa, o brandy, o whisky, si può usare. Ha l'effetto di estrarre il principio attivo di ogni pianta. E tutti insieme fanno... di sostegno anche per il cancro. Sì? Praticamente Carmen Teresa preferisce utilizzare, perché è improprio un'estrazione così, ma cioè lei preferisce un'estrazione a 38-40 gradi, perché affinché non sia troppo violenta, invece di utilizzare dell'alcol a 90, ma non è detto che non si può utilizzare dell'alcol a 90. Cambiano soltanto i rapporti, non le diluizioni. Per aprire questo. Non ha un per destappare i capi. E quindi cambiano appunto le percentuali. È chiaro che se utilizzo 2 litri a 38 posso utilizzare 1 litro a 90. O no? Quello è troppo. La matematica non è un'opinione, no? Allora, questo è aperto. Però non abbiamo. Quindi, come dire, sembra tutto molto semplice, ma poi in realtà numerose difficoltà. Lei ha appunto messo un composto che era di Hildegarda di Bilde, la sì. Prima che l'ha menzionato. Che è un nome di una signora che si è occupata di alchimia anticamente, praticamente. Però non è solo quella la formula. Voi tutti in erboristeria utilizzate 95-30 di acqua. Noi invece utilizziamo solamente il principio attivo, 38 gradi suave, e il vino che già anche la vicina da solo. O sea, una unione che si complementa e ci dà tanto buon risultato. E possono essere usati, come aveva detto, per sostenere anche il cancro. Sì, alla gente di chemioterapia che le danno tanto fastidio e trattamenti, la mantiene attiva e viva. Possono anche guarire, solo dobbiamo fare costanza, come in tutto. E questo è un primo soccorso a casa. Che non costa tanto, una bottiglia di una base solo della quella che abbiamo messo di base, di questa misura in qualsiasi erboristeria la prendete più di 10 euro. A casa la possiamo avere, si lava. Eppure condividere. Non serve avere un conoscimento di accumulare,
se no facciamo condivisione. Non serve, perché mamma natura è di tutti e per tutti, è nostra casa. Noi dobbiamo interessarci, però a curarla. Come dico, non è mai troppo tardi per imparare a fare una modifica. Non possiamo andare a voler modificare il mondo, se no modifichiamo noi nostra propria persona. Entonces, iniziare da lì, della cosa più semplice, lo più semplice, noi stessi. L'altra parola è che tutte le malattie, di tutti e di tutto, solo la guarisce l'amore, il perdono. Non c'è un'altra formula. E tutti i miracoli, tutti, le facciamo solo con quello. Grazie, merci. ¿Hanno visto? Qué belleza, ¿vero? Si qualcuno ha una domanda de fare, de chiedere. Io una cosa. Sì. All'inizio hai messo la vecchia, diciamo, il lievito madre. Okay. Noi come facciamo ad avere questo? Non si preoccupi, solo ci contatta e stiamo a sus órdenes. Okay. Sì. È un lavoro di fatti, non solo di parole. E anche l'unguento che sta lì, solo è fatto con olio e serve per tutti i problemi esterni e interni. Che bellezza di va. E che con cose naturali. Abbiamo portato un peperoncino. Sappiamo che ha vinto anche un premio Nobel di vitamina C, il peperoni. È ricchissimo di alcaloide, anche previene il cancro. E l'alloro, voi sappiate meglio di me, però siete ricchi, Italia è ricca di tutto. E con 2 o 3 foglie, qualsiasi problema di indigestione va via subito. El rosmarino no solo protege de metalli pesanti, de computer, toxina, de celulares, aunque previene la senilidad, la gente que padece de, que perde la memoria, aunque Alzheimer y Parkinson, con este, solo odorándolo y aunque haciéndose una taza al giorno de questo rosmarino. Quanto? Penso che una tassa sarebbe sufficiente. Però non solo quello, c'è l'altra proprietà, molto semplice, però effettiva per tutto l'organismo. E la salvia, sì, che non solo odorizza, però anche per la bellezza, il condimento rei della cucina italiana. E tutte le piante sono ricche di principi medicinali. Per questo diceva, non c'è niente di cattivo né di brutto sul tavolo. Lo unico che rovina è l'eccesso. A tutto, l'eccesso solo. Ci sta lì? L'eccesso. Sì, l'eccesso. Avevamo trovato questo. Dicevamo che la maniera più saludabile e medicinale per prendere una banana sarebbe più madura di questa, che quasi è nera, perché contiene principio anticancerigeno. Ma non solo quello, la buccia stessa, quando avete un dolore a qualsiasi parte del piede, l'osso valgo, buttatelo via, scaldatelo poco a poco e applicatelo direttamente. In qualsiasi dolore, lo togli. La buccia della banana, Tutte le piante, tutte sono ricche di principi, vitamine, minerali, tutto. Per questo dobbiamo invitiamo a tutti a fare più cura del nostro cibo, nostra medicina, nostra vita. Adesso che abbiamo finito questo,
Avete visto che sempre sto girando. Quando già, se qualcuno vuole farlo a casa, si gira in senso antiorario. Un giro, un altro giro, si fa la cruz di tutto l'universo. Sì? Però non solo quello, a casa e dove vivete, sentite sempre le malattie, le malanie di tutto il vicino, parente, amico. Quando fate questo, pensate a quella malattia di che questo sarà per lui e che lo guarirà. Perché noi possiamo attrarre tutto quello solo pensandolo, però guidandolo e manifestandolo. Sì. Qualcuno vuole dire qualcosa? Sì, ci hanno sempre insegnato che l'alcol e il vino fanno molto male. È dannoso, non è così? Allora, l'alcol di per sé può essere dannoso per alcune strutture biologiche, però è anche un disinfettante, cioè l'alcol. E inoltre c'è una particolarità. Se lei prende delle erbe e le mette nell'alcol, ad esempio lei prende un vino di 13 gradi e mezzo e inserisce all'interno delle piante, lei dopo circa una decina di giorni ha l'alcol che le si è ridotto a circa 5,8, 5,5. Gliel'ha già dimezzato, cioè la pianta agisce sull'alcol. Mentre l'alcol praticamente estrae il principio attivo dalla pianta, la pianta neutralizza l'alcol. Quindi lei si trova ad avere un prodotto con una ridotta quantità lesiva, di sostanza lesiva, che è l'alcol, perché agisce soprattutto sulle membrane cellulari l'alcol. E le membrane cellulari hanno una struttura lipoproteica, cioè sono proteine e grassi. E l'alcol purtroppo le distrugge, le secca. Mentre invece gli oli fanno l'effetto opposto, sono lenitivi ed emollienti. Quindi già da questo si capisce che un'estrazione in olio ha un'altra attività. Però in questo caso, come dire, le due cose si uniscono e tendono a formare un nuovo prodotto che è sicuramente ottimo per il corpo. E comunque glielo riduce fino a portarlo a circa 4 gradi e mezzo. Quindi un vino di 4 gradi e mezzo è come una birra. Se avete altre domande, fate, non vi preoccupate. Allora, generalmente le estrazioni in alcol si possono iniziare ad utilizzare dopo 21 giorni, secondo, come dire, l'erboristeria accademica. Noi preferiamo tenerla perlomeno 90 giorni per estrarre le sostanze. Però dopo 21 giorni potrebbe iniziare ad utilizzarla. Ognuno di voi poi ha all'interno di casa quelle che noi chiamiamo spezie, che crediamo erroneamente che servano a conferire dei sapori ai cibi. Sì, servono a conferire dei sapori le spezie, ma hanno essenzialmente, fin dall'antichità, si utilizzano proprio perché hanno un potere battericida, batteriostatico, antivirale, cioè distruggono agenti patogeni e non patogeni. Ed evidentemente quando eravamo a qualcosa di diverso proprio a livello biologico, quando magari ancora non parlavamo e non avevamo la capacità di camminare su due zampe, camminavamo ancora su quattro, magari ci siamo resi conto già di tante altre cose, perché magari catturavamo una preda, la mettevamo, la nascondavamo su un albero, sotto un cespuglio, e lì ci rendevamo conto che tra una pianta e l'altra, in una andava in putrefazione prima e l'altra invece ci rallentava la putrefazione, in un'altra si deteriorava, in un'altra no. Quindi abbiamo cominciato a comprendere, a capire che ci sono delle proprietà nelle piante che agiscono attraverso delle loro leggi. E tutte queste sostanze che possono sembrare banali, per esempio noi il rosmarino lo mettiamo sulle patate, il rosmarino agisce direttamente, è una pianta molto potente, agisce direttamente sulle ghiandole surrenali e quindi
stimola la produzione del cortisolo. Il cortisolo sarebbe il precursore del cortisone endogeno. Cioè una pianta stimola l'organismo a fortificare se stesso. Un farmaco vi debilita, perché viene apportato dall'esterno. Quindi ci sono dei meccanismi fisiologici, questa è proprio fisiologia umana, cioè nel senso che se una certa sostanza che io introduco dall'esterno supera un certo livello, al primo passaggio del sangue a livello ipofisario, una ghiandola che è una specie di relè, rileva che ce n'è una quantità in eccesso, per cui manda uno stimolo di ritorno cui agli organi deputati specifici, per cui gli dice blocca la produzione. Quindi se io mi metto nel mio corpo del cortisone preformato, io avrò un blocco della produzione del mio cortisone, mentre se io assumo tutti i giorni rosmarino, io non blocco nulla e anzi stimolo l'organismo e lo sollecito a produrre il precursore, cioè il cortisolo. Sono due maniere diverse di affrontare le stesse problematiche. La salvia, per esempio, per voi donne è importantissima, perché è un estrogeno simile, cioè praticamente sostituisce la vostra terapia ormonale quando andate in menopausa. C'è un depauperamento del calcio dalle ossa, una rimozione di questo. La salvia blocca tutto quanto questo praticamente. Due o tre foglioline per fare una cicatrice? Beh, due o tre foglioline. Di più? Ma sì, ha paura che le facciano male. Le faccio una domanda semplicemente. No, può utilizzarne tranquillamente una cella. Carmen Teresa le ha detto di utilizzare per esempio un ramoscello, no? Sì. Tutti i giorni, un ramoscello, una decina di centimetri. Qua utilizzi lo stesso concetto, cioè ne prende un ciuffo, che siano 5, 6, ma anche 10. Poi ricordi sempre, questo corrisponde come i farmaci. Sì, ma come i farmaci corrispondono a peso corporeo. Cioè ogni farmaco viene dato in base a pro chilo di peso. Se una persona pesa 90 kg, io non le posso dare la stessa quantità di sostanza che do a lei. Per lei ne faccia 5 di foglie, va? Anzi 4. Così rientra all'interno del suo, come dire, orizzonte di tranquillità. No, è che io ho imparato una cosa per esperienza. Cioè, in questo campo esistono persone che si muovono con estrema disinvoltura, come se tutto ciò che fosse naturale e vegetale sia innocuo, e invece i farmaci, poiché sono chimici, fanno male. Non è assolutamente così, insomma, ecco. Questo glielo chiedo. Sì. Tenga sempre presente il suo peso corporeo e tenda sempre, cioè tra i due estremi, tra l'estrema disinvoltura e il terrore più totale, esiste sempre quella zona che si chiama buonsenso. E allora non ci sbagliamo mai. E comunque una pianta le dà delle avvisaglie molto prima di un farmaco. Quindi, come dire, lei avrà tempo di rientrare. Ha capito? Cioè, nel senso che se sente qualcosa che le ha dato un po' fastidio, allora si rende conto che... Lei già l'ha preso. Possiamo invitare a chi vuole... Facciamo una purificazione. Purificazione dell'aurea. Sì. Se vuole purificare la sua aurea, ma... Coscienti. Si può essere concentrati anche sull'incoscienza. Abbiamo una visita.
Un disturbo, non si cobra, la pressione alta. No lasciar essere sottovalutata neanche nel lavoro, neanche a casa. Prima. Secondo, guarda bene il suo cibo e l'orario. Niente è cattivo, solo l'eccesso rovina. L'altra, la erba sería, una delle erbe sería biancospino o fiore de olivo. Sì. Altre persone? Grazie. Sì, l'herpes labiale. L'herpes labiale sta nel libro un fiore che voi conoscete, si chiama per voi Vela de notte o qualcosa. E io le dico maraviglia, un fiore del colore che sia bianco, rosso, giallo, si strofina direttamente nell'herpes, quello le dà. Però soprattutto quella persona deve di curare il suo sistema immunitario e non avere repressione. La gente che repressa de sus sentimenti spesso se propensa a quello. Altra? Cistite? Cista. Cistite. Cistite. Cistite.
fare la pace con marito, con papà. Se non c'è marito. Sì? Se non c'è marito. Con papà, con tutti quelli del sesso opposto. Però soprattutto a curare bene i reni, perché la gente non beve acqua, più le donne perché non hanno tempo di andare a fare pipì. Però le ripeto, non essere represse e vivere su sessualità con rispetto e con amore. Però soprattutto fare la pace con tutti quelli che l'hanno fregato. Altra? Prurito in la testa, la gente sempre stiamo arrabbiati con tutto il mondo, con noi stessi. Non siamo soddisfatti di tutto lo che stiamo vedendo, che noi stessi permettiamo di essere. Il prurito anche dice di mancanza di acqua, reni. Sì, il reni deve stare ben idratato per bere acqua dalle 7 alle 7. Perché? Perché reni la notte deve de riposare come noi. Se non vogliamo avere paura e insicurezza, donna e maschi, dobbiamo de avere ben depurato via urinarie. E un'altra volta, tutto quel blocco di problema di cistiti, la testa, prurito nel corpo, vuol dire che è lo che le dà fastidio? Dobbiamo essere conscienti. Tutti noi sappiamo il problema, solo ci dà un po' di pigrizia. Prendere la soluzione. L'abbiamo tutti. Tutti. Altra? Urticaria. Urticaria? Quasi come la del lei che le ho detto. La urticaria è deficienza di fegato. Fegato e reni. Se stanno bene quei due organi, il nostro corpo lavorerà bene. Però ricordatevi, fegato è la tenacità di noi. Nostra forza di fare le cose. Il fegato è l'unico organo che si rigenera. Rigenera. Sì, però reni no. Quando arriva l'uomo a certa età, ha insicurezza anche in la coppia. Perché? Perché su come si dice qua? Su virilità sta in decadenza, in apparenza. No decae la virilidad, decae su autoestima. Decade l'autoestima. Perché la sexualità è nata e muore con l'uomo. Non c'è un standard di dire solo fino a 20 anni avrà virilità. No. L'uomo deve essere padrone di se stesso. Non dobbiamo dipendere né della sigaretta, né del caffè, né di nessuna cosa, solo di noi. E saper guidarla, perché abbiamo tutti quella capacità. Qual'altra? Gengivite. Un'altra volta parla il cuore, lasciare che il cuore e la mamma si metta in pace con mamma. Però anche dovete vedere di che ha, perché rifiuta la vera, la verità. Dobbiamo essere... Guardare l'obiettivo, a che abbiamo paura? Alla malattia? No. Tanti resistono ai dolori. Lo che no si resiste è dire la parola che tutti abbiamo paura. Il cancro. No, anche il cancro si guarisce. Però sapendo noi guidarlo. La gengivite con enjuagues. Bucales de malva, fiore, foglie o fusto. Però se no, nel libro pure sta, prendete un bicchiere di acqua, tre cucchiai di aceto di mela, un cucchiaino di bicarbonato e fare lavados di acqua. Però anche bere, quella soluzione serve per alcalinizzare l'organismo. Sì? No, a volte. Tutti... Per prendere la frutta non va mangiata dopo il cibo. Non dovrebbe essere mangiata. Carboidrati neanche. È festa oggi, per me, dico. Quel carboidrato, quello è di grano turco. Non è processato, non è industriale, quello che voi avete mangiato.
la proteína de fagioli anche sono naturali. Però noi abusiamo, la pasta è molto buona, però hasta fino a mezzogiorno. Sì? La sera tutti i carboidrati non vanno mangiati. Tutti i legumi sono buoni e ricchi di proteina e tutto, ma la unica che non va bene è le lenticchie la notte. Oggi festa, credo, no? Quando? Domani? Domani. Per tradizione va bene, però ricordatevi, mangiate tutte le lenticchie possibili fino a mezzogiorno. La gente che si mette a fare digiuno, fatelo, sì, va. Però non smettete di bere acqua. Acqua è necessaria. E se un piatto saltate in giornata, che sia la cena. La cena con un finocchio, un sedano, lattuga, tutto quello potete mangiare. Se è crudo è meglio. Sì? Tutta la semplicità della nostra cucina, perché tutti siamo bravi, tutti. Entonces, con quella sapienza e con quella equilibrio, prendete lo più sano, lo più natural. La salvia anche la potete includere en la insalata. Sì? Al fare questo non è che sia un... Io... Il rispetto a mamma natura... Sto imparando, perché senza il rispetto a lei non siamo niente. Entonces, imparare a fare quello che voi sappiate, soprattutto responsabilità, perché è viva, siamo vivi grazie a loro. Guardate quel bel colore celeste o turchesa, quella è la prima bandiera mia, messica di mia cultura. 5 anni fa la ho trovato facendo la tesina di erboristeria al comune di Roma. Sta sopra una palla di fighi d'India. La palla di fighi d'India la cucino in 365 maniere diverse, una per ogni giornata. Non solo quello, va con tutte le diete, celiaco, omnivoro, vegetariano, vegano, entra in tutte le diete. È ricchissima in mucilagine, per estetichezza, per dimagrire, per la gente che soffre osteoporosi, per la gente, le mamme che allattano i bambini, a Catania la processano per fare mobile, però... È il vegetale numero uno per purificare l'acqua, per potabilizzarla. Sì, è un grande potabilizzador, la palla di fighi d'India. Questo è il fiore della palla. Italia è la numero uno in esportare fichi d'India a Europa. Sì, è ricca pure tutta la Italia di palla di fighi d'India. In Sicilia e Catania, alle persone quando hanno una barbiere, se le passa il taglio, subito prendono cicatrice. Blocca. Per me è una pianta sacra. Sì, l'aquila che sta lì è un'aquila, è l'uccello che vola più in alto. Vive 40 anni prima. Dopo 40 anni va in montagna, si pulisce tutta, mezzo anno, 6 mesi. Dopo torna un'altra volta nuova. Che vuol dire? Che si rinnova. Ma non solo quelle qualità belle così come ave sino, o uccello, ha la qualità di essere tan dignitosa che se non caccia, non mangia. Prefiere morire di fame che essere pigra. Sì, un'altra cosa, quel fiore, pure messicano, viene nel libro, è un fiore che rappresenta anticamente a 9 pianeti che conoscevano i miei antenati, il sole e la luna.
quel pantli o bandiera ha sido usado la última volta el giorno de la noche triste per gli spagnoli, que fue el 30 de junio de 1520. Dopo solo 50 anni fa l'hanno ritrovato un studioso messicano. Fu il segretario particolare di Juan XXIII. Lui era un prete. Quando l'ha visto, ha andato da lui e le ha detto: datemi mi bandiera. No. Le ha buttato la sotana e se n'è andato al Messico. Ha fatto su... Él era un maestro in tante... Parlava più di 8 idiomi. A parte di che aveva fatto qui tante lauree, però non riconosciuto in Messico, perché poter, chiesa e politica è uno solo. Sempre per sommettere alla gente. Io l'ho ritrovato 5 anni fa e ho fatto un'associazione per poter richiederla. Sì, per questo apparece lì l'associazione anche, piccola, e mi bandiera. E ho fatto non una, sino 5 petizioni e farò un'altra quest'anno che iniziamo. Amo mi bandiera come la che ho attualmente, ma quella che ho attualmente è come la vostra italiana, verde, bianco e rosso, solo che al centro sta un serpente nel becco di quella bandiera, di quell'aquila, ma in questa solo stanno due elementi importanti. El blu dell'acqua y el rosso del fuoco, que insieme fanno inizio de vita. La filosofia di loro è senza confronto, perché la sapienza di loro, il calendario attuale è il più esatto fatto per loro. O sea, il tempo, la misura, la natura, era in simbiosi con gli miei antenati. Io vi ringrazio di cuore. Grazie. Grazie a voi.